tradizione, folklore e tanto divertimento per la conclusione del settembre Rocca Stradino, due giorni ricchi di animazione, sport e gastronomia locale che hanno fatto da cornice al palio umoristico dei Ciuchi svoltosi domenica 11 settembre. Questo singolare appuntamento, giunto alla sua 45esima edizione, si inserisce in un contesto ambientale e paesaggistico unico e affascinante, come appunto il comune di Rocca Strada in provincia di Grosseto. È la parte interna della Maremma che va dalle colline metallifere fino alla pianura di Grosseto, comprendendo appunto i comuni di Massa Marittima, Grosseto e in parte Rocca Strada, una zona che ha sempre rivestito un'importanza notevole per le sue numerose risorse agricole e minerarie. Il destino di questa regione è sempre stato quello di essere sfruttata esclusivamente come produttrice di materia prima. Oggi conta circa 10.000 abitanti, 2.000 nella parte più alta, il borgo di Rocca Strada. Le abitazioni qui si snodano nella parte di Levante lungo il crinale di una terrazza di roccia riolitica e convergono verso le carceri, vecchio centro politico dell'antico castello. A ponente probabilmente non sono mai state costruite invece opere di difesa significative per la presenza di una parte di roccia a strapiombo spaccata in giganteschi massi. Oggi la parte più antica e suggestiva di Rocca Strada è percorribile soltanto a piedi. Il Palio dei Ciuchi è sinonimo da oltre 40 anni di tradizione popolare, goliardia e sana rivalità. Fra le contrade, torre, borgo, convento, fonte, capannacce, centro, chiusone e portoncino. La gara è preceduta dalla sfilata del palio con in testa il carro della fanfara allegorica che gira per portare il suo saluto alle 8 contrade in gara. Seguono la fanfara e i carri addobbati con i colori e i simboli delle contrade. Poi è la volta dell'estrazione e l'assegnazione dei ciuchi, due per ogni contrada, e montati da altrettanti fantini. I 16 partecipanti vengono suddivisi in 4 batterie e soltanto il primo classificato di ogni batteria potrà disputare la batteria dei vincitori, gli altri invece disputeranno la batteria dei perdenti. L'edizione 2016 se l'è aggiudicata la fonte, seconda il convento. Grande entusiasmo tra le migliaia di persone e dei tanti bambini intervenuti che a turno hanno potuto cavalcare i ciuchi. Un grazie particolare al sindaco Francesco Limatola per l'accoglienza e ad Umberto e Paola per la realizzazione di questo piccolo contributo video.